fragoline, nuova recensione. Allora, sono nel mio bagno perché voglio farvi vedere dopo tanti anni che ho l'asciugatrice come si usa. Allora, la mia è di 8 kg, per cui dato che siamo in 6, la usiamo per 6 persone. Per cui si chiama Electrolux, non sono tanto brava a pronunciare bene questa marca. Però è ottima come marca, è da tanto che ce l'ho, adesso non mi ricordo quanti anni. Però vi faccio vedere come la uso io e vi faccio vedere i programmi che ci sono. Ovviamente non è che vi devo spiegare tutto per segno, perché giustamente io non so fare queste cose, per cui se volete acquistare un'asciugatrice o sapere, diciamo, i dettagli, come si usa, i programmi, eccetera, andate in negozio e vi spiegherà il commesso, perché ho fatto tante recensioni dove vi faccio vedere i prodotti come si usano e ogni volta ricevo sempre delle domande sotto nei commenti sui video che ho fatto, se va bene questo, come si usa, eccetera eccetera. E dato che io non sono esperta di tutte queste cose, ma vi faccio vedere come la uso io, l'asciugatrice, e come ovviamente asciugo i vestiti, perché anche una persona me l'ha chiesto. E allora, adesso che mi ricordo di farvi questa recensione dopo anni che la sto provando, vi faccio vedere in breve i dettagli, tutto quello che c'è da sapere. Per altre domande voi scrivetemelo qua sotto, se voi mi fate una domanda io rispondo se la so, se no ovviamente andate a chiedere a quelli che sono più esperti di me. Allora, ho già detto che da 8 kg ha molte funzionalità, adesso ve la faccio vedere e vi faccio vedere come asciuga. Allora, ci vuole un bel po', per cui questo video durerà più di un'ora, cioè per me durerà più di un'ora, per voi durerà spero meno 15 minuti il video, perché ora che si asciugano i vestiti ci vuole un po', non è che, cioè, si asciugano in fretta. Vi dico anche che io l'asciugatrice la uso praticamente, inizio a usarla le ultime due settimane di settembre fino febbraio, fino alla fine di febbraio, praticamente solo quando inizia a fare un po' più freddino, perché poi stendere fuori, diciamo che è pesante e la roba non si asciuga, per cui più o meno io la tengo da settembre a febbraio, pochi mesi, perché poi dopo gli altri mesi, giustamente quando fa caldo, prendo e stendo fuori al balcone e non uso l'asciugatrice, per cui questo è quello che i mesi più o meno che la uso io. Allora, iniziamo. Prima che mi dimentico, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia, che ne farò altri, e seguirmi su Instagram. Detto questo, ve la faccio vedere e iniziamo. Allora, questa è la mia asciugatrice, scusate se c'è il cesto per lavare, comunque questa è la mia asciugatrice di 8 kg della marca Electrolux. Praticamente questi sono il libretto di istruzioni, che praticamente ho fatto la fotocopia e l'ho messi qua, perché qua ci sono, è la tabella dei programmi dove ti indica quanti chili, ad esempio le lenzuola non devono superare i 4,5 kg. Devi mettere qua, c'è scritto tipo di tessuto che devi mettere. Di solito io, per farvi capire, uso sempre cotone armadio di 8 kg. Sempre tanta roba da asciugare, per cui uso sempre il cotone di armadio di 8 kg. Tanto alla fine, o se usi il cotone armadio, o si usi anche quelli misti di 6 kg, sinceramente, dato che cambia il peso, con questo, se usi misti, non te li asciuga se il peso è oltre i 6 kg. Invece con l'armadio, cotone di armadio, sono 8 kg, ti asciuga di più e poi ovviamente sono più ore. Allora, qua è il pannello di controllo,
dove ci sono tutti, ti spiega i pulsanti e tutto. Poi c'è anche, in poche parole, il timer che puoi impostare te il tempo che ci metti. Infatti il tempo qua è di 5 kg. Esempio, 2 ore per 5 kg di cotone. Comunque è facile, se volete ovviamente poi quando la comprate o l'acquistate, o se l'acquistate, cioè, c'è scritto tutto nell'impostazione e tutto quello che c'è da sapere lo trovate nella scatola. Allora, io l'ho presa bianca, ovviamente già vi dico che sì, è rovinata. Già spiego questo perché sennò poi succede come l'altra lavatrice. Ha tanti anni, è già rovinata perché ci appoggio sempre, diciamo, le cose sopra e ovviamente è rovinata, per cui già ve lo dico. Allora, questi sono tutti i programmi. Allora, adesso deve essere così. Qui ci sono i misti, poi c'è Demin. Questo qua che non mi ricordo che cos'è, poi fa la lana, la seta, lenzuola, il tempo che potete deciderlo voi, fa l'eco con cotoni, extra armadio che lo uso sempre, pronto stiro, questo qua non lo uso quasi mai perché stira ma non asciuga tanto, resta molto umido. Extra, armadio e delicati, questi qua però sintetici. Ovviamente con questa rotellina spostate e selezionate il programma. Questo non è touch perché ci sono i pulsanti praticamente di fianco dove c'è il tempo che potete mettere voi il tempo, la partenza ritardata, extra silence, antipiega. E poi, vabbè, questo è per farlo stoppare e partire. Per cui è grande, perché è grande. All'oblò, adesso ve lo faccio vedere, si apre così. Vi faccio vedere in poche parole anche la vaschetta e in più vi faccio vedere anche come si pulisce. Per come si pulisce l'asciugatrice ve lo farò vedere nel prossimo video se volete vedere come si pulisce. Questo è l'oblò che è grande dove asciuga. Vi faccio vedere il risultato tipo adesso, cioè guardate il risultato della maglietta, vi faccio anche le foto così vi faccio vedere il risultato del prima e del dopo quando asciuga i vestiti e li stira anche. Per cui dopo aver messo praticamente i vestiti dentro, chiudiamo, l'accendiamo, qua c'è scritto on off, accendiamola. Allora, questi programmi hanno ore diverse. Ad esempio, se la metto su eco è 1 ora e 40, extra sono 3 e 12, armadio quello che faccio sempre sono 2 e 37 ore, poi c'è il pronto stiro 1 e 37, questo 1 e 23, armadio sintetici 1 e 13, delicati 1 e 52, tempo lo decidete voi, parte dai 10 minuti. Poi le lenzuola 2,21, seta 46, la lana 1,59, questo 2,50 a 1. Scusate, ma pensavo che la clip me l'aveva registrata e invece praticamente no. Allora, il tempo è diminuito perché giustamente la roba non è, diciamo, tanto bagnata, per cui come dicevo prima, in poche parole, il tempo diminuisce se la roba è meno bagnata. Se la roba è più bagnata, è normale che ci mette 2 ore, quasi 3 ore. Comunque, adesso è 1 ora e 13, per cui quando noi abbiamo messo armadio che segnava 2 ore e in più, che adesso non mi ricordo quanto era.
Io ho fatto play e poi è partito. Dopo neanche 5 minuti, mi ha controllato i vestiti che non sono tanto tanto bagnati e allora adesso è diventato 1:13. Detto questo, spero che non mi cancella di nuovo le clip, perché sennò non capita più niente così. Comunque adesso faccio play e ci vediamo tra 1:13. Ok, dopo 1 ora, anche di più, praticamente segna. Questo vuol dire che il serbatoio è pieno, per cui va svuotato e va pulito anche la retina che adesso vi faccio vedere. Adesso suona, certe volte si spegne da solo, però ogni tanto io schiaccio qua e si spegne. Adesso vi faccio vedere il risultato, adesso è bello caldo. E vi faccio vedere il risultato dei vestiti. Questa è la camicia. Praticamente non è neanche stropicciata, per cui la posso piegare senza stropicciarla, come vedete. Queste sono le magliette. Questa è girata, non so perché. Queste sono tutte magliette. Adesso, allora, vabbè, ovviamente non sono stirate al 100%, però le cose sono tutte asciutte. Per farvi capire, questa maglietta non è stropicciata. Dipende ovviamente dalle magliette. Comunque questa maglietta non è stropicciata. Io la sbatto un po', la piego e risulta bella piegata senza, ad esempio, questa, per farvi capire, questa qua è meno stropicciata e tutte le altre che sono qua dentro un po' sono stropicciate, perché se voi mettete più magliette è normale che sono stropicciate. Comunque, quando sono belle calde, vi consiglio di tirarle via e piegarle. Così il risultato lo vedete, perché comunque qui ovviamente è sporco. Adesso con una mano è difficile. Comunque qui è sporco. Come vedete, c'è tutto lo sporco e va pulito. Per cui ovviamente lo pulisco e poi lo metto dentro. Adesso vi voglio far vedere la maglietta, bella stirata, senza che praticamente la stiri. Maglietta. Bella
Basta solo piegarla e non c'è bisogno che voi, per farvi capire, questa maglietta, dato che è calda, voi la piegate e la maglietta è già stirata, senza che tutte le volte dovete stirare, per cui la maggior parte delle magliette le fa belle stirate e voi non avete bisogno di andare a stirare le magliette. Questo è per farvi capire. Comunque vabbè, adesso io questa roba la piego e poi la metto praticamente vicino all'armadio, così almeno è già stirata. Invece qua c'è da cambiare l'acqua perché è piena. Io di solito lo svuoto quando è quasi metà. Però va svuotato sempre questo, pulito quello e una volta ogni tanto anche sotto. Però per la pulizia, se volete, fatemi sapere sotto nei commenti se volete come si pulisce, così vi farò vedere in un prossimo video, perché questo video è durato fin troppo. Comunque il risultato l'avete visto. Adesso vi farò vedere le foto, vi metterò il prima e il dopo, così vi farò vedere la differenza della maglietta tra bagnata e asciutta, così vi rendete conto l'asciugatrice quanto, diciamo, riesce a asciugare. E niente, questo è tutto, spero che sia stato utile questo video, fatemi sapere, se avete domande io risponderò e spero che questo video vi sia stato utile. Detto questo, niente, questo è il risultato praticamente, che volevo farvi vedere anche una maglietta, però diciamo che non è che sono tanto stropicciate, poi se voi le piegate bene ovviamente si vede la differenza tra la maglietta asciutta, e poi se volete c'è anche quello che ve le stira senza che voi stirate. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video, mettete il like se vi è piaciuto questo video, ciao e al prossimo video.